Questa è la scatola delle strategie comunicative. Queste massime si sono sviluppate partendo dall'osservazione dei principi che regolano le nostre creazioni. Talvolta queste sono riconosciute in senso introspettivo. Altre scaturiscono retrospettivamente. Come se ci fosse un'unione tra intelletto e intuizione. Altre scaturiscono dall'azione. Altre volte sono delle semplici formule. Ricordate, se volete, le potete utilizzare come delle semplici formule. E si potrebbe impiegare come un tutto. Come una serie di possibilità costantemente riportate alla memoria. Oh, isolatamente. Si possono utilizzare. Anzi, ricordate, è solo un gioco. È solo un gioco. La scatola delle strategie comunicative. Questa è la scatola delle strategie comunicative. Sempre dei primi passi. Una linea a due estremi. Il minimo comune. Denominatore. Non è che una questione di lavoro. A cosa stai veramente pensando in questo istante? Cascate! La cosa
La cosa più importante è quella più facilmente dimenticata. Vi sono delle eccezioni? Allora, considera delle transizioni. Valorizzazione! Valorizzo uno spazio vergine, collocandolo entro una cornice raffinata. Il nastro è la musica. Sottrai gli elementi in ordine di rilevanza apparente. Axioma! Si possono utilizzare dei filtri. Può essere, ricorri ad una vecchia idea. Sì, sporco. E tu? Come l'avresti fatto tu? Come l'avresti fatto tu? Abbatti il tuo gioco.